Il 23-24 settembre vieni con i tuoi figli negli showroom Mercedes-Benz. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, mano calzati. Oltre 2.000 persone hanno partecipato alla quarta edizione della Camminata Rosa. Uomini, donne e tanti giovani hanno marciato per la vita da Mercogliano fino alla chiesa del Rosario di Avellino, dove il vescovo ha celebrato la messa. L'evento è stato organizzato dalle associazioni Amos e Amdos per diffondere il messaggio della prevenzione. La camminata è partita da Viale San Modestino a Mercogliano con il taglio del nastro affidato alla presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. Tra la folla anche sindaci, parlamentari irpini e rappresentanti della politica locale. Questa è una giornata che rappresenta la speranza e speriamo che la speranza venga per tutti quanti. Che sia una giornata di speranza anche per il centro per l'autismo, struttura come sappiamo tutti ormai pronta, ma bisogna aprire quel cancello. Beh, visto questa sosta che abbiamo fatto proprio qui avanti, credo che sia molto significativa. Spero che si possa dare una spinta finale a questo centro che ormai ha fatto la storia negli ultimi 10-15 anni. Quindi pure noi faremo già da lunedì la nostra parte per capire qual è il problema e come mai non si riesce a sbloccare questa cosa. Io credo che la giornata di oggi sia importante perché c'è la coincidenza di due iniziative che questa città deve accogliere con riflessione, perché sono due cose importanti. Una, la prima, la giornata della prevenzione. La seconda è l'antica vicenda del Centro per l'Autismo. Vicenda che secondo me deve essere chiusa in un modo positivo, perché è una problematica che ha lasciato troppo soli i genitori. L'autismo è stato relegato alle famiglie, non è più possibile.